Allora, siamo qui con Pier Giorgio Spagnolatti, quindi grazie prima di tutto di essere venuto con noi. E non so se vuoi presentarti velocemente e dirci... Molto velocemente, io sono responsabile di tutti i servizi di infrastruttura della Banca Popolare di Sondrio, ivi compreso anche il mainframe, quindi non vi parlerò del mainframe, anche perché è una cosa che ho acquisito da poco. Invece seguo anche tutto il resto, dal desktop management alla parte di networking, ma arrivo tradizionalmente dal mondo del data center, quindi questa è la parte che mi piace e mi diverte di più. Come, giusto per darvi un'idea delle dimensioni, la banca conta 400 e qualcosa filiali, distribuite principalmente in Lombardia e comunque Nord Italia, e poi una presenza su Roma e dintorni. In termini tecnologici, sempre per dare anche qua una misura spannometrica, storage cuba circa mezzo peta ormai, se mi avesse detto 3 anni fa non ci avrei creduto, e server sono virtualizzati al 99.qualcosa% e sono circa 1 migliaio di macchine virtuali gestite nell'ambito del data center, che adesso era uno, sono 2, per esigenze principalmente legate alla normativa, in particolare alla business continuity e disaster recovery. Così. Questo per fare veloce. Ok, quindi tu hai virtualizzato praticamente tutto. Quasi tutto, sì. Però nel tuo 99 non c'è il mainframe, che comunque è ancora bello. Mainframe quello non lo contiamo mai, purtroppo. Lì stiamo colpendo un pochino più ai fianchi, perché fortunatamente diverse applicazioni vengono un po' alla volta, vengono... scritte quelle nuove almeno in ambito dipartimentale, molte hanno ancora dei legami e per alcune è molto difficile perché i legami sono molto, molto intricati sul mainframe, quindi è un percorso molto lungo e chiaramente poi chi il mainframe l'ha inventato e lo vende si guarda bene dal agevolare l'uscita, perché per loro è chiaramente un fondo pensione. Quindi. Io so che tu hai una storia abbastanza, non voglio dire complicata, però complessa con lo storage, perché utilizzi diverse tecnologie e anche hai provato anche il caching assolutamente tempo fa, di cui ne abbiamo forse discusso proprio qui. Quindi, sì. E, non so, puoi darci un'idea magari più chiara di quello che è l'infrastruttura? Ma allora, l'infrastruttura ha seguito un pochino anche l'evoluzione dei tempi, nel senso che noi non ci siamo mai... preclusi la possibilità di sperimentare tecnologie anche abbastanza avveniristiche in alcuni casi, però diciamo che tradizionalmente siamo arrivati alla vera necessità di un'architettura di storage degna di questo nome diversi anni fa, ormai 12-13 anni fa, per cui l'architettura tradizionale si basava sulla creazione di una SAN, fibra, e di array basati su architetture appunto tradizionali. In quel caso era EMC, si parlava dei Clarion, quindi architettura solo blocchi, e siamo partiti così. Poi sono nate delle esigenze, in particolare quelle legate di nuovo alla business continuity, quindi la necessità di mettere in piedi un piano di disaster recovery e un'architettura di disaster recovery, per cui abbiamo aggiunto a contorno le funzionalità di replica del dato su un sito secondario, e in quel momento poi un po' perché già ci piaceva, un po' perché veniva quasi naturale come scelta da seguire per agevolare il disaster recovery, ha iniziato a prendere piede per noi la virtualizzazione. Quindi quello ha cambiato un po' tutto, ha fatto l'acceleratore su diversi aspetti per l'ampliamento, no, in termini di volumi del gestito. E questo a sua volta ha fatto da traino per lo spasmodico ingrandimento dei volumi gestiti in termini di storage, per cui gli array si cambiavano abbastanza di frequente perché o non ci stavano più in termini di capacità o non ci stavano più in termini di I/O, per cui usciva poi il nuovo modello un po' più grande, con più porte, via dicendo, fino a che siamo arrivati a vedere emergere direttamente nell'uso della tecnologia, quindi nella creare nuove macchine virtuali, nel aggiungere database, aggiungere dati, applicazioni e quant'altro, che le esigenze tradizionali di storage, cioè questo è l'array, questi sono gli SP, dammi una LUN e siamo a posto così, non bastavano più. Per cui il mercato stava comunque venendo incontro
in parte o con quello che c'era all'epoca, parlo ormai di 5, 6, 7 anni fa, con delle risposte che erano i primi abbozzi di Flash utilizzata come layer di caching, piuttosto che i primi abbozzi di auto-tiering. I primi erano veramente molto molto abbozzati, per cui i benefici che se ne potevano trarre non erano per nulla allineati con l'investimento che era richiesto in termini di proprio inserimento delle SSD in quel caso. E diciamo, queste funzionalità, no, che venivano sbloccate da queste innovazioni, citato l'auto-tiering, il caching o piuttosto che altro, comunque in un modo o nell'altro si sentivano come una necessità sempre più impellente, perché di nuovo la gestione della crescita in termini di volumi era abbastanza preoccupante, lo è ancora oggi. Se noi siamo partiti dallo stimare un 60% di crescita anno su anno, eravamo molto conservativi, adesso siamo più verso 75-80% all'anno, ed è tanto. E non è più solo un problema. Siamo una banca, cosa producete? Siamo una banca e ci finisce di tutto, perché di nuovo ci sono esigenze che arrivano da mille parti, ci sono esigenze di business che richiedono un ampliamento del parco applicativo notevole, perché ho detto prima, 1000 macchine virtuali sono 3000 dipendenti, vuol dire così vuoto per pieno un server ogni tre utenti. Peccato che quelle 1000 macchine fanno di tutto di più. Perché? Perché ci sono esigenze normative, c'è un sacco di dati che devono essere tenuti per gli organi di vigilanza, c'è un sacco di dati che viene prodotto nell'ambito del machine data, per cui l'ambito dei log, non solo per questioni normative ma anche per questioni legate alle performance, o a qualcosa che comincia ad affacciarsi al mondo del big data, analytics e quant'altro, per sviluppare nuovi modelli di business e nuove opportunità legate al marketing o altro. Quindi questo si traduce in tanti, tanti dati. Ma tu la vedi questa cosa, questa separazione fra un ambiente primario e un ambiente, un bidone gigantesco? Assolutamente sì, questo sta proprio arrivando sempre di più. Adesso le questioni magari sono un po' sfumate dal fatto che le velocità, le due velocità che possono avere i dati sono mischiate un pochino, ci sono ancora, si possono ancora affrontare con delle feature tecnologiche tipo per esempio auto-tiering, o la parte dormiente e la parte un po' più attiva, però è sempre più netto il divario, quindi il rapporto 80-20 o 90-10 tra il dato dormiente e il dato attivo, e quindi anche di conseguenza le performance che devi dare e le capacità che darai in un ambito o nell'altro sono sempre più evidenti. E si separano anche sempre di più a livello tecnologico, cioè come dicevi tu prima giustamente, l'array che fa tutto non ce la fa più, non ce la fa più, non basta più per le dinamiche di crescita in termini di performance e di capacità che arrivano dai singoli domini applicativi, per cui cominciano ad arrivare anche in un ambiente abbastanza tradizionale dal punto di vista del business come quello bancario, delle applicazioni che nascono con a corredo il cluster Hadoop, che avessero detto 2-3 anni fa, diciamo, magari no, in una banca sì, ci giochiamo, poi vediamo cosa se ne fa. Applicazioni che arrivano direttamente in banca con questo requisito tecnologico, quindi sono già verticalmente sviluppate con delle tecnologie che consentono di sbloccare delle funzionalità non possibili con architetture tradizionali e basate su framework diciamo più consolidati. No? Invece in particolare per la Flash, io so bene cosa è successo, insomma, sì. Che tu l'hai adottata magari per risolvere un problema, sì. Ma sì, poi sì. Cosa è successo? Sì, noi lì un po' anche per l'esperienza fatta con di nuovo gli array tradizionali che l'hanno aggiunta 2009-2008, sembrava ok, adesso alcuni vendor si sono lanciati nel mettere in fretta SSD dentro gli array con benefici, come dicevo prima, relativi. In realtà poi quello che si è visto è che il beneficio maggiore si ha con la flash quanto più la flash è vicina al dato dove viene prodotto, dove viene consumato. Questo non è per i casi estremi, poi c'è tutta una pletora di casistiche che si possono sbloccare e che comunque portano dei benefici. A me è piaciuto molto personalmente l'approccio di Pernix Data, che ha sviluppato una soluzione di caching direttamente dentro l'hypervisor, che fa l'opposta a VMware nella fattispecie, e con l'utilizzo di flash locale al server, quindi con la latenza del bus PCI, quindi il minimo possibile ad oggi, siamo andati a indirizzare delle problematiche che avevamo su applicazioni di
tipi completamente diversi, quindi c'era il database che aveva dei casi di lentezza che andava a generare dei problemi di carico, di rallentamento per se stesso sullo storage e di conseguenza anche per altre applicazioni che stavano sullo stesso storage. Avevamo degli ambienti utilizzati dagli sviluppatori per le build farm, per compilare in ambito di continuous integration diverse applicazioni che generavano una quantità di I/O mostruosa che noi non ci aspettavamo e che a loro volta generavano dei fastidi sul array che consolidava i dati di tutti. Quindi in questo caso, mettendo questo layer di caching direttamente a livello di hypervisor, siamo riusciti a abbattere i burst di I/O generati da queste applicazioni per i vari motivi e andare a regolare invece quello che creava sullo storage. Tradotto, meno necessità di storage da un punto di vista di performance sugli array e i problemi risolti a valle perché la flash inserita direttamente sul bus PCI non ha, almeno per i nostri numeri attuali, problemi di scalabilità e tra l'altro si allinea all'architettura scale out dei cluster dell'hypervisor che abbiamo messo in campo, quindi possiamo farla crescere a piacere. Invece, dall'altro lato, io quando ti ho conosciuto, appunto, l'hai detto te, eri un cliente EMC, sì, di quelli proprio advisory council, proprio tutto EMC. Tutto, sì. EMC. E le cose sono cambiate, ovviamente, sono, sì, cambiate, le cose sono cambiate in giallo e nero. Esatto, c'è qualcosa di giallo e nero, c'è anche Tripper sul fronte block storage ed è lì proprio a fianco al VNX che abbiamo in banca sul sito di produzione e stessa cosa sul sito di disaster recovery. È cambiato qualcosa rispetto a quello che vedevi prima? Cioè, c'è qualcosa in particolare di Tripper che... Beh, Tripper dal mio punto di vista sarà perché è nato in tempi diversi, sarà perché è sviluppato bene, sarà per il colore, per qualche altro motivo, comunque ha una serie di funzionalità che sono quelle che l'hanno anche distinto ancora quando era Tripper, ancora prima che diventasse HP, il team provisioning in particolare che ha sviluppato veramente bene e offre dei ritorni in termini di efficienza in generale che altre architetture più tradizionali non riescono ad offrire o offrono in maniera più limitata perché sembra danno un po' l'idea della pezza aggiunta a un'architettura non nata per fare quelle cose. Quindi sicuramente dal punto di vista dell'efficienza vediamo delle differenze anche sostanziali rispetto all'altra architettura. C'è anche una idea, un profumo di maggiore modernità nella gestione, nel senso che a detta di chi ci ha messo le mani già una volta installato, quindi senza fare corso, senza niente, il Tripper lo gestisci in un attimo, l'altro lo sai gestire perché ci hai passato sopra gli anni e quindi ormai hai digerito una serie di concetti che sono un po' forzati e che sono anche un po' anacronistici nel 2015, no? Per cui è vero, è migliorato negli anni, però forse il punto di partenza sfasato nel tempo dà qualche vantaggio in più a quel tipo di architettura. Sì, non devi riportare indietro anche la compatibilità col passato. Esatto, esatto. Ci sono una serie di considerazioni che, per carità, hanno anche una loro ragione d'essere, però di fatto se impiego meno tempo, se dedico meno tempo nella gestione a questo e ha un footprint in termini anche di costi sulla crescita più basso, di fatto può risultare una scelta migliore. Poi non è in assoluto la soluzione che risolve tutti i problemi di tutti, però può dire la sua nel mercato attuale degli array, secondo me. Ce ne sono anche tanti di start-up che stanno arrivando e che non hanno dalla loro un'esperienza sul campo maturata per la durabilità o magari i servizi di supporto, però propongono delle cose mostruose sull'inline di Dupe, per esempio, rispetto anche a quello che può fare oggi Tripper. Quindi bisogna un attimino vedere che cosa serve nel singolo ambito. Sicuramente per noi è stata una scelta che ha dato grandi soddisfazioni, si è fatto sentire molto poco, questa è una gran feature per un sistema di storage. Cioè si è rotto poco? Si è rotto poco, ho avuto pochi problemi? Pochi problemi di performance, anzi praticamente nessun problema di performance segnalato, emergente, diciamo, e quindi... Perché hai fatto over provisioning quando l'hai comprato o perché proprio il... No, beh, l'over provisioning lo facciamo un po' per, così, diceva giustamente prima Raffaello, se lo fai con una grano salis non è un grosso problema, non devi lasciarti prendere la mano perché altrimenti
poi i dolori possono essere parecchi. Però al di là del team provisioning e di quanto è stato efficiente da questo punto di vista, proprio nell'operatività del quotidiano, sia in termini di gestione sia in termini di mancanza di necessità di andare lì a scacciavitare, fondamentalmente è sicuramente un investimento che cioè nel TCO il fatto di non aggiungerci manutenzione così di frequente è una cosa buona, i servizi di supporto sono andati bene, quindi tutto a posto. Un altro esempio può essere quello legato alle funzionalità della replica. La remote copy di HP Tripper è letteralmente banale, cioè è proprio la metto in piedi, va, l'accendo, ah, tutto qua, sì. Noi eravamo abituati a, aspetta un momento che prendiamo un foglio a zero, disegniamo tutti i giri che deve fare, lo zoning, le porte, quant'altro, e poi andiamo avanti. Questo tipo di approccio... Scusa, lo fai su TCP/IP la replica? Sì, tutto su IP. Tutto su IP da Sondrio a qua a Milano e viceversa, perché poi adesso abbiamo attivato la replica bidirezionale. Dicevo, questo tipo di approccio allo storage, un pochino più tradizionale, dove c'era il team di storage che sapeva tutto di come si fa lo zoning, di come si creano le LUN, di come si fa una RAID group e vi dicendo, è una cosa che anche qua via via diventa sempre più insostenibile. Uno, perché non possono essere così complessi i sistemi di storage, non c'è motivo che siano così complessi, e due, perché è molto più liquido, cioè il confine tra chi gestisce lo storage, chi gestisce i server, chi gestisce la rete è sempre più blando, per cui non ci si può più permettere di avere il team di storage, il team di network, il team di server. Io fortunatamente non ho mai avuto, non ho mai voluto, per cui ho sempre costretto i miei a fare un po' di tutto. Le architetture più moderne in questo senso sono quelle che pagano di più, perché di nuovo non devo specializzare l'omino che deve sapere, deve andare a fare i corsi un mese in America per capire come far accendere un array, veramente non si può. Quindi meglio avere dei jack of all trades. Sì, esatto. Ma tra l'altro, anche se di solito viene usato in maniera negativa. Però. Sì, ma tra l'altro questa cosa è stata anche messa in evidenza dal fatto che noi inizialmente abbiamo detto no, momento, abbiamo già array EMC, se dobbiamo allargarci perché abbiamo bisogno di un altro array, quindi non basta, non scala più quello esistente, ne vogliamo un altro per ridondanza e quant'altro, ne prendiamo un altro EMC. Perché altrimenti il know-how è un casino, è un problema di costo, no? Crearselo e mantenerlo. Sì, sì, sì. In realtà questa cosa non è così vera. Uno, perché di nuovo il costo di gestione può essere rimpicciolito a piacere se l'architettura di storage che si introduce lo prevede, quindi se non genera grattacapi non necessari fondamentalmente. E poi c'è un altro aspetto che comunque arriva nel nostro caso dal 99.x% di virtualizzato, che il layer di virtualizzazione fa comunque da grande astrattore di quello che c'è dietro, per cui idealmente che siano block storage, che siano file storage, che sia anche object storage a tendere o altro, non è un problema dal punto di vista di quello che viene esposto, quindi sono LUN, sono file, sono share o è altro, è un problema di governo, quindi insomma viene già eliminato il problema tecnologico. In questo senso, tu prima hai posto la questione del quanto dovranno essere intelligenti gli storage del futuro. Dipende, cioè possono essere intelligenti a piacere dal mio punto di vista, ma basta che siano stupidi a piacere per essere omologati dal punto di vista di funzionalità, no? Cioè oggi quelle API che tu hai citato, VAI, il VASA e via dicendo, si pongono anche l'obiettivo di uniformare e astrarre per bene il layer di storage in modo tale che non serva anche qua il tecnico che va a gestire i cavetti e a gestire caso per caso il singolo ambiente di storage, quando da un punto di vista dell'hypervisor è dammi il posto dove mettere i dati, poi vediamo cosa ne devo fare, no? Quindi anche in questo senso riuscire ad avere più visibilità del ciclo di vita del dato, la singola macchina virtuale che ha bisogno di performance adesso poi non gli servono più, piuttosto che la deduplica che mi serve per quell'ambiente ma per quest'altro no, sono funzionalità necessarie, ma non devono richiedere di fare un deep dive fino dentro lo storage. Chiaro. Fammelo, ma non voglio sapere come lo fai, questo è un po' il concetto. E invece, prima hai citato la replica, che, sì, che è già un data service, insomma, abbastanza di fascia alta, sì, mettiamola sì, così, sì, sì. Anche se semplificato. Le snapshot o altre cose le usate, le demandate, adesso spero non a VMware, visto tutte le sue, però beh, allora anche lì per questione di
uniformità, abbiamo usato le snapshot di VMware per diverso tempo, fino a quando non sono diventate un problema, cioè fino a che i numeri lo consentivano, no? Cioè, tante volte ci siamo trovati a utilizzare funzionalità che nel piccolo andavano come dei cannoni e poi iniziano ad arrivare a decine, centinaia, migliaia magari di macchine virtuali, nello specifico, ma vale la stessa cosa sulle Loon, sulle snapshot e via dicendo, e poi scopri che devi rivedere un po' il disegno, devi allargare un po' il perimetro e anche un po' la visione dell'insieme. Le snapshot nella fattispecie non le abbiamo usate, per tanto, quelle degli array, per tanto tempo, le stiamo reintroducendo adesso perché incidentalmente uno dei software di backup che utilizziamo fa buon uso, diciamo un'integrazione diretta con l'array. Com'è? Dall'ultima versione. E dalla prossima versione supporterà anche quegli altri, quindi possiamo non fare differenza tra i due array che abbiamo e potremmo sfruttare maggiori performance e ridurre i tempi, praticamente, le finestre di backup, grazie a questa integrazione diretta con gli array, per cui parlo con l'hypervisor, gli dico comincio, dico all'array di fare la snapshot, a lui dico che ho finito. E poi quindi in realtà tu sfrutti un'automazione messa a disposizione da altro software, non la vedi neanche. Esattamente, non facciamo un uso diretto delle snapshot per cioè quindi le vuoi, ma sì, devono essere trasparenti. Non voglio neanche sapere che cosa fanno, cioè, mi interessa saperlo per queste cose accademiche, però poi finisce lì. Quindi questo è un altro aspetto molto importante in termini di integrazione, data citata, e di automazione, che è una cosa che stiamo perseguendo in maniera spasmodica, perché ormai tutto quello che inseriamo deve, di nuovo, all'interno del data center, che si tratti di storage, middleware, hypervisor, network o quant'altro. Ma di te sei un grande utilizzatore di Puppet? Io sono un puppettista convinto, grande advocate di Puppet o anche di framework simili, SaltStack, Chef o altri. Quello che conta è che, di nuovo, in prospettiva di averne bisogno, e quando poi ne hai bisogno sono dolori, l'automazione ti porta dei benefici perché ti metti subito nella condizione di ragionare non per point and click e GUI, ma API e processi, per cui disegni qualcosa che diventa sostenibile dal primo giorno. Quindi quando nel 2006 dovevo erogare una Loon era l'evento del mese, ora erogare una Loon può essere l'evento del giorno, quindi può diventare molto costoso da un punto di vista operativo, perché se devo dedicare una persona a fare quello comincia a diventare un problema. E tutto questo processo di automazione nel tempo ovviamente ha avuto un costo, è stata una cosa un po' alla volta? Sì, ha avuto un costo, ma il costo si è sempre bilanciato, perché diciamo che arriviamo a introdurre l'automazione quando comincia a emergere un po' il problema, ok? Dicevo, anni fa si facevano le VM point and click, adesso le VM sono tutte create con un portale di self-service creato da noi custom, che va a prendere le informazioni dal catalogo servizi, le integra col sistema di monitoraggio e via dicendo, per cui elimina dei passaggi manuali che sono stati ufficializzati e documentati e tradotti in step di automazione che eliminano del lavoro che non ha un gran valore aggiunto dal nostro punto di vista. Quindi potremmo dire che tu già stai implementando un cloud privato? Assolutamente sì. Che è fatto con strumenti fatti in casa? Sì. Dopo mi dirai perché no OpenStack, ma posso immaginarlo. E che al momento è molto legato alla parte di provisioning. Beh no, in realtà sì, diciamo che parte sempre da lì, no? Diciamo che tutti, anche quelli che vendono o sviluppano soluzioni di cloud management, la menano molto sul fatto di quanto siamo veloci noi a fare provisioning rispetto agli altri. A me il provisioning, onestamente, se impiego 5 minuti, un minuto o un'ora, non è che mi cambia la vita. Mi cambia la vita quello che succede dopo, cioè una volta che la macchina è erogata non è che poi finisce lì, perché su quelle macchine dovrò fare il monitoraggio, dovrò mettergli le patch, dovrò cambiare la configurazione sia in termini di hardware che in termini di software installato e via dicendo. Quindi noi abbiamo posto un focus molto forte su questa seconda fase per fare bene la prima, quindi a me non basta prendere un template con hardware e siamo a posto così a rivederci, io la macchina te la consegno quando è in produzione, quindi è pronta, è già monitorata e quindi il sistema di monitoraggio è informato, è backupata e quindi il sistema di backup è allineato e via dicendo. Gli strumenti di configuration management e di automazione che utilizziamo sono molto molto orientati, Puppet per primo, a questo tipo di approccio, cioè a definire uno stato desiderato e a raggiungerlo, non a
Innescare un workflow che eseguono una serie di step e poi quando è finito è stato bello rivederci. Okay. E anche mantenerlo, no? E anche mantenerlo. Disallinea, ti avvisa. La gestione del drift è uno dei costi nascosti che molto spesso si fa finta di non vedere, no? Vabbè, la pezza non c'è, però stiamo avanti ancora, quindi a posto così. Peccato che il rischio esiste comunque, la sicurezza è un problema comunque in quel caso, piuttosto che altri aspetti che possono diventare un problema, cioè gestire di nuovo 10 server Linux a mano non è un problema, gestirne 500 comincia a diventare un problemino se lo devi fare a mano, non posso mettere le patch a manina su uno, perché ora che ho finito devo ricominciare da capo. No? Chiaro. Quindi tutta questa parte qua per noi sono diventate delle funzionalità che governiamo ma che non operiamo direttamente, di fatto non installiamo più una macchina non so, a mano non so da quanto tempo. Hai anche dei meccanismi di chargeback o showback? Lo showback è questo divertente perché a me è piaciuto da matti dall'inizio, quando ho iniziato a ideare e progettare la nostra architettura custom di private cloud, mi piaceva molto l'idea di utilizzare la leva dello showback, il chargeback siamo troppo indietro per poterlo utilizzare in senso ufficiale, però utilizzarlo per non tanto per andare a batter cassa, ma per dare visibilità da un lato al CIO e dall'altra parte anche a chi di fatto richiede gli ambienti applicativi e quant'altro, del footprint che può avere sull'intera infrastruttura, perché altrimenti il problema storico del VM sprawl, cioè del proliferare di ambienti, c'è ma non si sa bene il perché, no? In questo caso invece ha portato dei benefici, quindi messa con le buone, gestita politicamente in maniera delicata, rendere visibile le torte, no? Di che percentuale, che peso può avere un'applicazione magari non critica sull'intera infrastruttura, insomma ha fatto aiutato a almeno prendere coscienza. Poi in alcuni casi si mette anche un attimino di attenzione a portare delle misure correttive, in altri casi non si può. Però per esempio abbiamo introdotto una nuova policy che fa parte dell'offering che puoi accendere o spegnere all'interno di questo self-service portal molto custom, sul fatto che puoi richiedere degli ambienti a scadenza che per noi prima non esistevano. Io ti davo l'ambiente è monitorato fino a che mi dici di spegnerlo, non me lo dici mai, per cui o muori di suo per qualche motivo o rimane lì in eterno. Stiamo cercando di agevolare questi ambienti usa e getta, tra virgolette, rendendoli più veloci da consumare. Cioè, se mi chiedi quello, te lo do in mezz'ora, se mi chiedi quello persistente, te lo do in mezza giornata. Non perché impiego mezza giornata, cioè magari ci metto 6 ore di sleep, no? Però te lo faccio pagare un po' di più perché devi essere sicuro che vuoi quello persistente. Okay? Quindi in questo caso qua sta avendo un discreto successo anche questa storiella degli ambienti usa e getta. Però, cioè, per quanto tu abbia fatto, cioè, il chargeback è comunque molto complicato. Perché comunque le risorse che metti, no, ma anche misurarlo. Misurarlo devi raggiungere dei compromessi, perché il problema è che la cosa più sbagliata da fare è mettere in piedi un cost model che rappresenta i secchi costi di infrastruttura e poi li ribalti, perché così diventi un freno all'innovazione e non fai un favore a nessuno. Se invece esponi i costi dei servizi, cominci a fare un favore a qualcuno perché stai rappresentando quello che viene fatto, però poi c'è un altro problema, che ci sono dei livelli di servizi che dai che non sono misurabili. Cioè quando io do uno schema Oracle, come faccio a fare il chargeback sullo schema Oracle? Oracle non mi dà il modo di farlo, quindi lì devi andare un pochino in maniera salomonica e fare diviso N in maniera un po' democratico-democristiana, che dir si voglia, pagano un po' tutti. Il problema è che magari quelle sono fonti di costo notevoli, perché le licenze costano una fucilata o cose simili, no? Invece su architetture più discretizzate e con degli oggetti atomici astratti come la virtualizzazione è molto più facile. Posso fare un cost model che va a VM o che va a VM in base alla configurazione che hanno, è qualcosa che è implementabile facilmente, quindi diventa anche questo automatizzabile, solo di fare a mano non è sostenibile chiaramente. Voglio farti un'ultima domanda sulla parte cloud legata proprio a OpenStack, nel senso che tu hai speso anche del tempo, probabilmente del denaro, perché poi il tempo è anche denaro, per sviluppare il tuo portale interno.
È una cosa sostenibile nel tempo? OpenStack è una cosa che ci guardi? Ha un senso per un'azienda come la tua? Allora, ad oggi non ce l'ha, ma non perché OpenStack non sia bello interessante, ma perché allora, un livello di maturità ancora discutibile. Se si è disposti a investirci del gran tempo e delle grandi risorse umane, fa delle cose ottime. Però ad oggi siamo ancora un semilavorato. Sembra un prodotto finito, non lo è. Ma fortunatamente, perché vuol dire che lo stai customizzando per le tue esigenze, perché altrimenti esce fuori e di nuovo con un modello molto sofisticato ma estremamente astratto di quello che può fare, tu lo devi necessariamente ritagliare sulle tue necessità. Quindi per noi era un po' troppo, richiedeva un investimento troppo orientato alla piattaforma di cloud management piuttosto che risolvere i nostri problemi, no? Quindi, preso quella stima di giornate necessarie a farlo funzionare, l'abbiamo tradotta in giornate a sviluppare un portale e dei connettori verso gli oggetti che noi comunque utilizziamo, non solo l'hypervisor che è un pezzo, ma anche il resto, soprattutto il resto, quindi configuration management, monitoraggio, IP address management, disaster recovery, gestione dello storage, gestione della rete, vi dicendo. Quindi abbiamo sviluppato questi connettori che sono quelli che fanno il vero lavoro sporco e li abbiamo messi all'opera in tempi molto molto più rapidi, per cui nel giro di un paio di mesi avevamo il prototipo e poi nel giro di 2 settimane è diventato produzione, per cui l'abbiamo andato avanti. Per questo motivo l'abbiamo fatto. L'altro motivo è per non ridurre il tutto a una discussione legata al cloud, ok? Quindi dal nostro punto di vista questo oggetto ha a che fare anche con la gestione di processi tipo l'incident management. Cioè devo andare a integrarmi con piattaforme che anche lì sono già in banca, che nativamente che c'entra OpenStack con ServiceNow, niente. Lo può integrare? Sì, probabilmente sì, però non è tra gli scopi che nativamente deve gestire. Poi dal nostro punto di vista, di nuovo, una area esplorativa che sta partendo adesso è cosa vuol dire andare a fare provisioning e erogare servizi con tutto quel ciclo di vita anche su altri cloud, quindi su altri data center virtualizzati tendenzialmente e quindi su per esempio offerte di public cloud. Una la stiamo provando con vCloud Air per una questione prettamente tecnologica perché i morsetti sono uguali. Però nulla vieta che si possa valutare di sviluppare connettori che vanno a fare provisioning e erogazione di ambienti su altri cloud non nostri. Allora, io lo so bene, nel senso che il tuo team quantomeno è molto skillato, molto capace, quindi e avete un controllo della situazione superiore alla media. Ma tu vedi dello shadow IT in azienda, gente che si presenta che ha già fatto sì, bypassato? Sì, però vengono impiccati immediatamente su no, una piazza. No, beh, quello lì, mi piacerebbe, però non lo faccio, sto diventando buono, sto diventando troppo buono, dovrei prendere un macete anch'io come fanno. No, in realtà no, c'è successo qualche volta, ma perché non era tanto l'utente interno che prendeva iniziativa, andava a prendersi le macchine su Amazon o che altro, ma era il vendor del software bancario che diceva guarda che se vuoi fare il POC, non stiamo a scomodare il vostro servizio di infrastrutture che ci mettono 20 anni a darvi la macchina virtuale, senza neanche chiedercelo, noi magari ti mettiamo 5 minuti. Ve lo facciamo usare direttamente su Amazon che abbiamo noi gli ambienti bla bla bla. Questa cosa sta diventando non frequente, però ogni tanto capita. La cosa buona è che, visto che poi le nostre controparti, utenti interni e quant'altro, non vedono da parte nostra un freno in questo senso, ce la raccontano in maniera molto trasparente, tipo abbiamo fatto la prova lì, abbiamo visto che la cosa sta in piedi, parlate con questi per capire cosa vuol dire tradurlo da Amazon all'interno. 448 ti diamo una macchina equivalente e il problema non c'è. Quindi anzi, è un vantaggio. Richiediti, sì, è anche un vantaggio perché si autocostringono a prendere coscienza di cosa vuol dire, di che cos'è il loro ambiente, cioè tradizionalmente noi abbiamo sempre ricevuto richieste abbastanza scarne, mi serve il server per fare che cosa e poi vedete voi, no? E da lì in giù e poi erano problemi nostri. Il problema è che il referente applicativo sa qualcosa dell'applicazione ma non sa nulla dell'infrastruttura sottostante. Ora, non è che deve sapere che lugno ho dato, se ho fatto il RAI 5 o il RAI 1,
Però il fatto di sapere di avere degli ambienti che sono composti da macchine virtuali, che magari hanno bisogno di disaster recovery o non ce l'hanno, che hanno un certo tipo di backup o meno, adesso lo cominciano a capire che è un valore anche per loro, perché hanno un'idea un pochino più chiara di dove girano le loro applicazioni. E io ho anche una domanda sul fatto, ritornando all'inizio, quindi allo storage, ti hai fatto un paio di domande questa mattina sull'object storage. Sì. È una cosa che stai guardando? È una cosa che è così tanto perché... No, lo stiamo guardando soprattutto su un altro fronte che seguo, che è quello del desktop management, perché una delle mie missioni prima di spegnere il mainframe, ma non perché me l'hanno detto, perché l'ho deciso io per questioni religiose quasi, è di eliminare i file server, perché dal nostro punto di vista il file server è un costrutto tecnologico che non ha motivo di esistere, nel senso che non è... Che abbiamo un che sono così, tutti virtualizzati, tu il 99%. Sono tutti virtualizzati comunque, però il punto è, ma mi servono i file server, inteso come share di Windows, SMB e via dicendo? No, non necessariamente, per cui stiamo seriamente considerando cambiare l'approccio nell'accesso ai file con una soluzione di sync and share su tutta la periferia. In particolare sulle filiali che hanno... Mi fa piacere, casistiche... l'ho scritto 3-4 anni fa, che bravissimo. Il sync and share era il prossimo file sì, share. Sì, no, ma sono totalmente d'accordo, perché risolve una serie di problemi. 400 filiali vuol dire 400 connessioni di rete in MPLS che possono cadere a piacere, e quindi l'indisponibilità dei file server centrali è abbastanza all'ordine del giorno. Il sync and share con sistemi di caching locali sul singolo client indirizza almeno parte della problematica, tu puoi continuare a lavorare almeno su quei dati. E poi sta crescendo la richiesta di accessi in mobilità, per cui dagli smartphone, dai tablet, dai notebook, e quindi la possibilità di non cablare l'accesso ai file. Apro una parentesi, li gestite voi questi device o sono sì, in mano a... Li gestiamo noi. Quindi sono aziendali. Sono device aziendali, anche lì ci siamo messi in piedi le quindi MVM, avete un po' di controllo. Sì. E anche su quello stiamo ragionando e stiamo scoprendo, ci stiamo facendo un'esperienza interessante su quelle che sono le possibilità offerte dagli strumenti di mercato e invece quali sono le cose a cui stare molto attenti, perché è vero, abilitante il sync and share, poi hai il Dropbox, per cui occhio, perché alcune cose sono, non è detto che si possano accedere dappertutto, quindi devi profilare anche da che tipo di device devi accedere ai documenti, quali tipi di documenti, i documenti personali o i documenti dell'ufficio, cioè tutta una serie di cose interessanti che, guardando solo la scatola del Dropbox, tra virgolette, o dell'equivalente, non capisce all'inizio, però poi è una bella sfida, è molto molto interessante. E rimuovere i file server, secondo me, è una cosa ottima, nel nostro caso, perché veramente 400 share solo per le filiali non... Una follia, cioè sono anacronistico. Tanti. Anche perché poi dopo non sono in realtà un singolo dominio alla fine. Ma no, ma poi è. Ma sì, è vero, ne abbiamo fatte di ogni, di barbatrucchi tecnologici, dal DFS, dicendo se ne fanno di ogni, ma in realtà è proprio l'approccio che è un po' vecchiotto, cioè bisognerebbe veramente cambiarlo e renderlo più allineato ai device moderni. La cosa assurda è che questo tipo di richieste non arrivano dagli utenti IT. Arrivano dai filialisti, perché il filialista ventenne che arriva adesso ha detto: ma scusa, io a casa con l'iPhone uso Dropbox, perché non ce l'avete qua? Avete tutte queste persone, cosa fanno? No? E in effetti hanno ragione, chiaro che poi non vedono tutta la parte di sicurezza, no, di normativa compliance che c'è dietro, però dal loro punto di vista come utenti è una legittima aspettativa, e quindi aiutano anche a far crescere l'offerta dei servizi IT. No, chiaro, quindi per voi quanto cuba la parte file di quel mezzo peta? Ma non è che sia tantissimo, saranno 70 e qualcosa tera, tra quindi tutto. È più una questione di servizio. È una questione di servizio, cioè per andare più vicino alle esigenze degli utenti, piuttosto che gestire la crescita o altro. Sì, probabilmente anche di, cioè, distribuendo l'informazione, poi avere il controllo sì, sulla... Sì, esatto, perché poi anche lì si sbloccano una serie di funzionalità che sono più facili da gestire, dai backup al data mining e via dicendo, quindi insomma ce n'è. Bene. Tornando sulla questione dello storage, no? Le grosse aziende mi sembra di aver capito che negli anni li hanno passati di tutti, cioè hanno lì probabilmente nei magazzini, se non li hanno svenduti, hanno tutte le versioni di tutti gli storage possibili sul mercato. Sì, sì, ed è vero. Cioè sono e io mi chiedo, ma software defined storage?
No, assolutamente non sì. No, adesso non l'abbiamo toccato. Tra l'altro, cioè, non è una soluzione in toto anche. Siamo arrivati adesso, però. Non sarà la soluzione per tutto, però adesso io mi chiedo, ma devo investire su macchine tradizionali, cioè tradizionali, sull'hardware dello su uno storage fisico? Non è c'è un ancora non c'è, vantaggio. Dal mio punto di vista non c'è una risposta adesso, secca, perché dipende da una serie di fattori. Tanto, per esempio, una delle cose che vogliamo fare nelle prossime settimane, ma solo perché prima non abbiamo avuto tempo, e anche noi di aggiungere un tier che è fatto con infrastrutture iperconvergenti, perché dal mio punto di vista, di nuovo andando ad astrarre con la virtualizzazione, che si chiami ENC, che si chiami HP, che si chiami Nutanix, che si chiami Ivorail, non mi cambia tanto da quel punto di vista, dipende da che cosa mi offre. Se riesco a fare da una parte la replica sincrona, di qua mi devo raccontare di un RPO di un'ora, ci metterò certi tipi di macchine virtuali, altre non ce le metto, però è una possibilità che posso scegliere. Sul fatto di andare a dismettere architetture legacy, perché questo sono, non è che possiamo chiamare a pieno titolo architetture legacy queste tradizionali di storage, dipende da una serie di fattori, per esempio gli investimenti fatti a contorno. Ho investito 2,5 reni nell'architettura della Sun fibra, cosa faccio, butto via tutto? Momento, perché lì sono veramente delle, cioè, rischi che magari ti è costata di più quella che l'array. Ma sai cosa, negli anni dipende adesso dal momento storico. Se io ho cambiato l'MDS 6 mesi fa, me lo fai buttare via? Buttano via l'MDS e a me assieme farebbero anche bene. Però vedi, alcune tecnologie non sempre state, ma ci sono da un sacco di anni, cioè la virtualizzazione dello storage c'è sempre stata, sì. E ha un vantaggio probabilmente di TCO dell'infrastruttura, se hai un'infrastruttura grande, ok? Per cui tu hai un oggetto che ti virtualizza tanti storage nel back-end, ma non è facile comunque, perché spesso perdi le funzionalità, cioè è il virtualizzatore che diventa il centro delle tue funzionalità, quindi è un lock-in. Allora dire, bene, adesso io mi locco su un unico vendor che mi dà la virtualizzazione per poi darmi nel back-end rinunciare a tutte le singole funzionalità. C'è stato un periodo che qualcuno diceva, no, ma te smetti di mettere in manutenzione lo storage nel back-end, così il costo del virtualizzatore ti viene gratis. In realtà non è vero, nel senso che la roba dietro si rompe e non è che puoi fare a meno. Cioè, oppure compri del nuovo. Ti dico, noi abbiamo fatto anche una migrazione di recente dal vecchio data center di R a quello nuovo, e per esempio avere un virtualizzatore dello storage, senza, diciamo i nomi, Vplex in questo caso, federatore, virtualizzatore, che dietro ha da una parte gli ENC e dall'altra parte Tripper, quindi abbiamo fatto un bel Frankenstein, come è stato un vantaggio enorme. Noi non abbiamo spostato da un data center all'altro senza interrompere il servizio di DR, cioè, non vuol dire senza dare di servizio, senza interrompere la replica, mai. Quindi di fatto non abbiamo dovuto chiedere autorizzazioni a questa cosa qua, avevamo già messo in conto che un fermo dovevamo farlo, non l'abbiamo fatto. Chiaro, ha un costo, è una cosa che si può fare con questo tipo di architettura, in altri casi ci siamo dovuti inventare qualcosa o tollerare magari un fermo che poteva anche essere tollerabile, dipende dal rapporto costi-benefici anche qua. E poi c'è da dire che software defined storage, insomma, voglio dire, più buzzword di, cioè, si vuol dire tutto niente, cioè non si fa fatica. No, proprio virtualizzare, cioè storage spaces, cose di questo genere, dove dietro delle macchine proprio. Va bene, però sono sempre esistite, cioè non è che, cioè, ZFS c'è dal 2005 benissimo, e sta benissimo, non perché lo fa VMware, lo può fare anche Microsoft, lo può fare anche OpenStack, chiunque. L'idea di spingere verso l'astrazione di che cos'è lo storage, VAI, VASA, VVOL, tutto benissimo, ma veramente, poi dietro come me lo fai, è più brava HP a farlo perché lo fa con maggiori performance a più bassi costi, bene, però dal mio punto di vista vuol dire che in termini di gestione e di governo ragiono con degli oggetti astratti che ieri erano le macchine virtuali, oggi sono i VVOL, e tra l'altro a fianco lo stiamo facendo anche per la parte di networking con l'SDN, con NSX nel nostro caso. Quindi questo ha senso. Poi c'è il Viper dietro, va bene, cioè,
Ci sono casi che conosco dove servono. Assolutamente sì. Sì, insomma, adesso fra l'altro molti vendor sono partiti anche con l'approccio tutto software, poi stanno cambiando, stanno tornando all'hardware, e altri che sono partiti tutto hardware, ma software defined, e adesso iniziano a dare via il software e basta. A gratis magari, perché si trovano in una situazione comunque, magari anche di marketing, ma in certi casi proprio che è complicata da... Cioè, insomma, quello che voglio dire, c'è molto in questo momento in movimento, e veramente dietro la porta dello software defined c'è tutto. Cioè, e non... è veramente complicato. Ci sono anche delle tecnologie nuove di cui si parla tanto, dove attraverso l'utilizzo di NFS 4.1 eccetera, quindi che è un protocollo molto più sofisticato di quel dell'NFS 3 che siamo abituati a usare, si possono fare delle cose incredibili. Ah, sì. Però cioè, siamo agli albori e solo gestire i livelli, quindi capire questi controller, devono capire quali risorse hanno a disposizione, come poterle sfruttare, darle ai client, i client devono avere degli agenti installati, cioè ritorniamo, andiamo avanti ma da un'altra parte torniamo indietro, cioè pensa a te banalmente, dai 1000 macchine virtuali, potrebbero essere, cosa sono, 200 server? No, scusa, sono 35. 35, scusa, ho fatto male il conto. Rapporto di consolidamento bello aggressivo. E, 35 server, ok? Già solo pensa a 35 server, mettere un client in ogni server che deve essere mantenuto. Oltre al fatto che è un oggetto in più. Sì. Cioè, NSX in parte funziona perché VMware l'ha comprato e l'ha buttato dentro. Prima che lo comprasse non funzionava, cioè era una macchina virtuale. E per te, a parte l'integrazione, tutta una serie di funzionalità che sono finte, okay? Ma stiamo proprio parlando del fatto che le performance, il controllo che hai di dove gira cosa, è tutto più complicato. Per cui mettere tutti questi pezzettini per abilitare, poi abiliti una cosa, ne disabiliti 5. Sicuramente. Quindi tornando al discorso, cioè un'altra domanda che ho è, allora, adesso quanto è il ciclo di vita di uno storage per una società come voi? Tre anni. Non arriviamo neanche ai tre anni. Ripensarci. Sì, ma senza grossi patemi, perché di nuovo lo storage non esiste solo lui, ha i suoi vicini di casa, hai l'architettura di replica, hai il cugino in disaster recovery, hai la SAN. Quindi nel momento in cui arrivi a fine vita o hai altre necessità perché devi espanderti anzitempo, si fanno questi progetti. Ma non è diventa quasi un'attività quasi in continuo, perché è il governo della crescita in qualche modo, no? Che devi fare. Quindi che si tratti poi di cambiare un array o di cambiare la SAN, di cambiare anche l'intera architettura, ogni tanto bisogna farlo. È solo un pochino più veloce, prima non te ne accorgevi perché passava un'era geologica tra uno e l'altro. Cioè, guarda la rete, passare da 100 megabit a gigabit, un po' di anni, da gigabit a 10 gigabit, e ne passate altri 5-6 anni, da 10 gigabit a 40 o 100 gigabit, saranno 2-3 anni. Poi non sei obbligato a prenderlo, non devi prenderlo, però prima o poi ci arriverai, perché sarà quello che c'è sul mercato. Okay? Quindi anche chi non ha trovato l'incastro giusto quando sono arrivate i primi array con le flash, sembrava, cavolo, sono indietro al medioevo. Aspetta un quarto d'ora che sorpassi quelli che l'hanno messa oggi, no? È solo un ritmo diverso, ma non è che cambia rispetto a quello che facevi prima. È che non riusciamo a concentrarci sui processi aziendali, sulle cose di business, perché devi stare lì a... Ma solo perché ha ancora un impatto troppo alto. Cioè, il concetto è che idealmente la tua architettura di storage o quella iperconvergente o la rete deve diventare, il passaggio da uno all'altro, deve diventare come un cambio di versione dell'SX. Tu lo fai... E non se ne accorge nessuno, perché diventa un'attività normale. Però non siamo ancora così. Ma ci stiamo arrivando. Ci stiamo arrivando. Stai consideri che una settimana fa un fornitore di iperconvergenza ha iniziato a dire: guarda, voi prendete la nostra infrastruttura, i tool di management li diamo tutti noi,
quindi tu non vedi niente cosa c'è sotto, e gli hypervisor, cioè noi ne supportiamo tre, non uno, tre, e tu puoi migrare, devi spegnere la VM e migrarla, ma il resto vai da uno all'altro, per te, cioè tu compri delle scatole, appunto, stanno diventando delle scatole e te non te ne frega niente, in funzione del costo, della performance, dell'ottimizzazione di un hypervisor o quell'altro, può essere, ma quello lì sta mettendo, come dire, un bel... Quello che ha fatto VMware con Microsoft lo fanno loro con VMware, non è proprio VMware e gli altri. Cioè, e quindi l'hypervisor diventa commodity, ok? E tutta l'infrastruttura col tempo diventa più commodity. Non che spenderemo di meno, perché ne hai bisogno di tanta, no, di più, però il discorso è quello. Un altro livello di astrazione, però ci sta. Cioè. Va bene. E quanta gente c'è in informatica in banca? Che saranno, no, perché non è solo il tuo team, evidentemente. No. Beh, diciamo che... E tu sarai probabilmente molto più grande della media di headcount. Sono più alto. No, assolutamente. L'IT, IT, tra sviluppo applicazione... Tutto. Sono 110 persone circa. Più tra interni e esterni? No, questi interni. Il mio team, area data center, sono 9 persone, di cui 4 esterne. La parte desktop management sono 4 persone, la parte networking sono 4 persone. Quindi in totale 9 più 4 più 4. Sì. E gli esterni sono? Cioè, sono problemi di contratto di lavoro, non sono, o sono aziende esterne? No, sono aziende esterne che lavorano per me. Sì. Bene. I numeri sono questi qua. E sono gli stessi qua, a parte un'introduzione sulla parte data center, che è quella che cresce più rapidamente, sono gli stessi da diversi anni, per cui i numeri sono passati, cioè 10 anni fa avevamo 50 VM, neanche, sono 1000. Beh, però avevate molti server fisici, alcuni. Beh, ne avevamo ancora un po', ma in realtà sì, quelli avevano un costo di gestione, bla bla bla, procurement, però erano comunque 50 da gestire, cioè una volta installati, sempre se guardi, se togli il provisioning che... Sì, bisogna vedere quanto veloce spendevi nel mainframe e quanto è stato spostato anche da... Ma secondo me non è... Io lì un po' i numeri li so, perché poi ho subito anche la gara di outsourcing del mainframe. Non è che i costi si siano ridotti, perché nel frattempo la banca è cresciuta, per cui più filiali, più volume d'affari, quindi ci sta tutto. In realtà quello che vedo adesso è, di nuovo, 1000 VM per far cosa? Cioè, sono proprio tante, no? È ora di passare ai container. Sì, ma infatti stiamo lavorando anche sui container, con Docker e vi dicendo, ma non perché fa figo, ma perché oggettivamente risolve una serie di problematiche. E le 1000 VM hanno comunque senso, perché l'agilità che viene richiesta dal fronte applicativo nel poter disporre di ambienti applicativi è quella, cioè l'ipotesi di andare a consolidare più applicazioni su un ambiente solo è follia, perché ti fai del male, perché non è sostenibile, perché aggiungi una complessità che genera problemi di sicurezza, di compliance, di performance, quindi alla fine è il modo più efficiente per fare le cose, non è il modo migliore. Bisogna vedere anche quante copie di quelle VM sono per sviluppo quality test che metti in piedi, infatti che probabilmente sono tantissime. Gli ambienti sono ambienti non di produzione, sono un'enormità, ma va bene, vuol dire che la gente sta lavorando, no? In realtà, infatti, negli ultimi 3-4 anni il ciclo di applicazioni che vengono rilasciate, di applicazioni diverse, non, o anche di nuove versioni della stessa applicazione, è una cosa enorme. Cioè, escono giornalmente circolare, nuova versione di, nuovo servizio di, dismesso quello là, accorpato questo qua, è veramente molto molto rapido. Quindi in questo senso va bene... Ma te lo chiede il business, perché esatto, se c'è qualcosa che non va devi reagire esatto subito. E va bene che non sia l'infrastruttura un freno a questo tipo di spinta di innovazione.